Ciao! Oggi siamo tornati in un nuovissimo video su Minecraft e questo oggi andiamo a fare un qualcosa di molto particolare. Perché se vedete il mio inventario ci sono delle cose molto particolari, ovvero una fornace e 8 di ferro. Voi direte che ci fai un pezzo di armatura? E no, è proprio qua che vi sbagliate. Oggi andremo a fare una speedrun, ma ci sarà un piccolo ma, perché ogni cosa che cuoceremo dentro le fornaci si moltiplicherà all'infinito. Questo vuol dire che la prima volta ce ne darà 1, la seconda volta 2, poi 4, 8, 16 e così via fino ad arrivare a un numero incredibile di cose che farà crashare il server. Ma la cosa divertente è che possiamo cuocere ogni item presente all'interno del gioco. Quindi per esempio anche un fiore. Posso prendere un fiore, cuocerlo e moltiplicarlo all'infinito. Quindi wow. Ma questo lo possiamo fare soltanto all'interno di una fornace speciale che si crafta con una fornace e 8 pezzettini di ferro. Eccola qua, la Multiply Furnace. Ora però c'è un problema. Non ho cibo, quindi in qualche modo devo fare del cibo. Quindi io nel dubbio mi prendo un pochettino quello che trovo. Poi vediamo cosa fare, perché vorrei una mucca, ma qua io non ne vedo di mucche, però ci sono dei letti. Ed effettivamente di letto ne posso prendere anche soltanto uno, perché poi lo possiamo duplicare. Non sei proprio una mucca, però dai, cioè comunque dai del cibo, no? Quindi a noi è questo che ci serve. Dai, su, è il momento di darci il cibo. Allora, se io mettessi a terra questa fornace e buttassi dentro questo con un pezzettino di legno, teoricamente ora dovrebbe moltiplicarlo, però essendo che è la prima volta dovrebbe darcene solo uno, credo, se non ho capito male. Quindi faccio così e ok, ne abbiamo due. Ah diavolo, però non è cotta. Allora intanto direi di fare un piccone in legno, così prendiamo un altro pochettino di stone. Possiamo sia cuocerci la carne che fare tutte le cose belle. Soltanto che io devo stare sempre attento, perché all'inizio è tutto molto semplice, poi dopo diventerà un problema, perché ogni cosa che duplicheremo ce ne darà tipo 27 milioni e mezzo di stack e farà crashare tutto il mondo ogni volta che cliccherò su quella diavolo di fornace. Giochiamoci all'intelligenza, lo facciamo dopo il cibo, al momento possiamo andare avanti con quel poco pane che abbiamo. Ora voglio prendere il golem e ucciderlo in modo molto amichevole per avere il suo ferro e potermi fare tutti gli oggettini che non l'ho colpito, che mi appunto servono. Ok, l'ho bucchiato, ora mi metto a K. 1, 2, 3. Dai, let's go che non ho tempo da perdere. E voilà, abbiamo ben 5 di ferro. Faccio così e me ne dai 4, giusto, giochino bellissimo. Ok, funziona, lo cuociamo di nuovo, così ce ne dà teoricamente 8. E così via per darcene ancora la bellezza di 16. Eccolo qua, ora però forse sto esagerando, basta, per il momento basta. Allora, con 30 di ferro possiamo farci innanzitutto un piccone. Piccone, secchiello, poi ci facciamo anche direi un'armatura, perché schifo non fa mai. E voilà, abbiamo tutto direi. Ma noi vogliamo andare in Nether senza neanche un diamante? Cioè con un diamante possiamo farci full armatura, quindi per me è necessario avere anche un diamante. Ok, abbiamo preso la nostra Multiply Furnace di nuovo e direi che possiamo andare verso là, che mi sembra esserci una caverna in quel canyon là lontano. Pensate che figo però, cioè basta trovare un enderpearl e la possiamo cuocere e moltiplicarla all'infinito. Non è tipo il sogno di ogni speedrunner? Personalmente il mio sì, io non sono uno speedrunner, però cioè che figata. Ucci, cosa vedo nei miei occhiucci? Qua c'è un mineshaft. Però in realtà a me il ferro non mi serve, anche se un pezzettino lo posso tenere per sicurezza, magari non si sa mai, ci serve qualcosa, lo teniamo. Però a me servirebbe un diamantino, non un mineshaft. Oro buono, perché questo lo possiamo usare moltiplicandolo per scambiare con i nostri carissimi bro piglin. Magari dentro questa cosa c'è qualcosa di bello. Ok, meno male che la vita mi sorride quando io non sorrido. No, nel senso, vabbè, meno male che sono ogni tanto fortunato in... Vabbè, ok, lo trovate per fortuna, va bene, lo trovate per fortuna. Nah. Però la fortuna ci permette di fare questa bellissima cosa, ovvero di cuocere un diamante per averne la bellezza di 32, ovvero giusto? Esatto, non ho perso il conto. E già che ci siamo, duplichiamoci anche la legna perché mi sta finendo e non ho voglia di scavarla. Quindi ora, ecco a voi, 64 di legna, molto bene. A sto punto, rifacciamoci tutto in diamante. E che ci frega, che ci importa, tanto i diamanti ce li abbiamo all'infinito un'altra volta. Buttiamo via tutto. E che, come cibo non ci facciamo le mele d'oro? Ovvio, facciamoci le mele d'oro, almeno abbiamo cibo infinito e anche molto salutare. Dai, su, cuoci due bei stacchini di mele d'oro. Ora però dobbiamo andare con calma, perché le cose stanno diventando
diventando un po' troppe. Ecco, vedete, sono due stacca al momento. Poi dovrei fare anche questa cosa qua io, ovvero moltiplicare questa cobblestone, perché mi servono dei blocchi da costruzione e devo fare anche una fornace. Quindi ecco qua, 4 stack di cobblestone. Va bene, ora facciamo una fornace normale. E qui dentro invece mettiamo a cuocere. Qua non dovrebbe esserci problema, perché possiamo cuocere sia questo che questo senza problemi, giusto? Sì, ok, bene. Allora qua ci manca uno di questi e ci facciamo anche gli attrezzi in diamante. Voilà, ce ne rimane anche uno nel caso ci dovesse servire qualcos'altro. Uno, due, tre e possiamo, direi, andare avanti. A posto, non abbiamo più problemi di diamanti, di oro. Ora possiamo andare benissimo nel Nether. Già che c'è questa bellissima acqua, ce la prendiamo. Non è vero, non mi serve l'acqua. Mi serve la flint, che è proprio qui. Un pezzettino solo mi dovrebbe... Aiuto! Ok, me l'ha droppata subito, bene. E con questo pezzettino di flint possiamo andare qua a prenderci anche questo pezzettino di ossidiana. E ovviamente voi che fate? Scavate 10 pezzi di ossidiana? Ma ovviamente no, ovviamente ne scavate uno, buttate via questo e lo si moltiplica. Guardate qua, sium. E detto che ci siamo, devo moltiplicare anche il ferro, perché devo fare assolutamente... Ok, ora diventerà un problema. Va bene, non è ancora troppissima, diciamo. Però devo moltiplicare anche il ferro, perché altrimenti lo finisco. Quindi lo moltiplichiamo e la situazione sta diventando complicata. Sì, complicata direi che è il termine adatto. E andiamo nel Nether. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e voilà. Dov'è il mio bellissimo flint and steel? Esattamente qua. Ok, eccoci giunti nel Nether. Ovviamente un Nether terribile. Non c'è neanche il bioma blu, quindi non posso neanche uccidere un Enderman. O tu mi dai un Enderpearl e io la duplico e sarebbe tutto molto bello. Oppure, aia, non devi permetterti mai più nella tua esistenza. Oppure devo trovare un Enderman. Però vi prego, datemi voi l'Enderpearl. Non voglio cercare Enderman. L'ho visto, ti ho visto, Giorgio. Mentre ero col telefono ti ho visto che l'hai droppate. Spero si sia visto anche in video. Dammi queste tre ender, per grazie mille. Vi lascio anche l'oro, guardate, fateci quello che volete. Tanto a me non serve più. No, però voi lasciatemi stare, per favore. Così, in questo modo, siamo già a posto con i nostri carissimi piglin. Quindi io mi metto qua sopra, sopra questo coso. E ora però arriva il primo problema, ovvero quanto mi farà laggare questa cosa. Scopriamolo insieme. Cuociamola, svuotiamoci l'inventario delle cose inutili e prepariamoci effettivamente a soffrire il lag. 3, 2, 1, voilà. Ok, ancora vi dirò, è sopportabile, è tranquillamente sopportabile. Il problema è che dobbiamo duplicare ancora le blaze rod e i letti almeno. Mi servirebbe ora una fortezza, perché i blaze purtroppo possono spawnare soltanto lì. Tanto i blocchi li ho duplicati prima, perché sono una persona che pensa sempre avanti e quindi non abbiamo problemi a fare parkour su questi bellissimi alberi. Guarda che perfezione, c'è anche questo coso che arriva verso di noi. Perfetto, io direi. Perfetto. E voilà. E poi saliamo la scalata verso il successo. E voilà, posso entrare, è permesso, no, non si può, c'è un interno, ah eccoci qua. Ok, buongiorno, salve, lei mi dà subito la blaze rod? Ovviamente no, mi fido più degli spawner io, sapete, mi fido più di lui. Lui secondo me è il prescelto. No, a quanto pare non è il prescelto, va bene. E dai, mi serve solo una blaze rod, eccola qua, a posto, ciao a tutti belli e brutti, ciao ciao. Facciamo direttamente così e mettiamo la nostra bellissima fornace a cuocere ancora questa bellissima blaze powder. Ed eccoci qua, ok, ok, è qualcosa di molto strano, i miei FPS stanno iniziando a scendere molto. Ma ancora è tutto supportabile. Ora io mi chiedo perché non ho fatto direttamente gli enderai duplicati. Sono stupido, la risposta la sapevo già. Vabbè, comunque facciamoci uno stack di enderai e direi che possiamo uscire da questo posto, perché qua abbiamo già preso tutto. Ora non ci resta altro che sconfiggere il drago. Quindi portalino per uscire. E in realtà vorrei farmi anche un arco. Dove siamo spawnati? Non lo so. Un po' lontani forse. Mi serve uno scheletro e un ragno, perché almeno posso duplicare tutto e siamo tutti a posto, felici e contenti. Ok, lo scheletro ce l'abbiamo. Un altro mineshaft, oh mio Dio. Allora aspetta, facciamo così. Sium! E vai! Oh, sto morendo. Aiuto. Aiuto.
Sto morendo. Ok, qui abbiamo le frecce, perfetto. E ora ci serve una stringa o comunque un ragno, che poi il mineshaft è una botta di fortuna, perché vuol dire che non devo duplicare le stringhe, ma basta che le spacco in questo modo qui. Mamma mia, sono proprio wow. Facciamoci il nostro bellissimo Marco, magari in questo modo qua, e duplichiamo le nostre bellissime ed incredibili frecce, cioè stuck e stuck. Magari solo una, non si sa mai, magari esplode tutto. Ora ti prego, gioco, non esplodere. Ok, non so quanto siamo arrivati, ma la questione ancora è quasi governabile. Quasi, dico quasi perché non vorrei esagerare. Mi sono ricordato che devo, tra l'altro, duplicare anche i letti, perché in questo momento non ne ho. Comunque, vediamo da che parte vanno i nostri enderai, che tanto ne ho uno stack e possiamo tranquillamente correre e spammarne uno ogni tipo 10 blocchi, perché che ce frega a noi, tanto abbiamo, porca miseria, i nostri enderai infiniti, e male che vada li possiamo anche duplicare, quindi nessun problema e va bene. Siamo in un Extreme Hills, il che non credo sia una gran cosa, perché è un bioma altissimo. Ma noi va bene lo stesso, va bene lo stesso, va bene lo stesso. Dove è andato l'occhio? È qua sotto? Allora, questo è 4-4 in teoria. È qua sotto davvero, mi stai dicendo? Non è possibile. Cos'altro devo duplicare? Allora, i letti e basta in teoria, no? Perché tutto il resto ce l'ho. Il cibo ce l'ho, l'arco ce l'ho, le frecce ce l'ho. Gli ender eye ce li ho. Quindi sì, teoricamente il letto è l'ultima cosa. Ok, perfetto. Dicevo che il letto è l'ultima cosa che dobbiamo duplicare. Oddio. Allora, aspetta, questi devo prendere assolutamente nel... Oh, cavolo. Oh, cavolo. Ok, sembra tipo un waffle. Però, raga, ho 64 letti tutti in uno slot. Questa cosa è top, vuol dire che posso fare il cycle 64 volte. Non ci sto capendo niente, sta laggando tutto, bruciamo tutti sti cosi. Oh, va, un pochettino di pace interiore. Allora, cerchiamoci sto portale, va, qui c'è qualcosa di bello? Assolutamente no, ma ce lo prendiamo lo stesso. Buongiorno mondo, buongiorno a tutti, come prosegue la vostra vita? E voilà, eccoci qui. Allora, dunque, ho il mio bellissimo Marco col quale posso spaccare tutti i bellissimi End Crystals, cosa che io farò. Allora, io ho una paura, ovvero che questo server sia uno di quelli buggati dove il drago si bugga quando scende. Io spero che non sia così, però purtroppo non ho modo di verificarlo, quindi dovrò andare a sentimento. Mamma mia, che arciere che sono comunque. Dovrei averli spaccati tutti, quindi ora è tutto nelle mani mie del signor drago. Io preparo il qual cycle, anche se in realtà non credo che funzionerà, ve lo dico. Ma al momento, essendo che ho un arco e ho tipo frecce infinite, perché non abbassargli la vita con questo incredibile? Sta scendendo? Ok, è per 3 PB. È il momento di fare un cycle terribile come tutti i miei cycle. Olè! Olè! No, c'è il buggato. È buggato, non ci si può fare niente. Purtroppo è uno di quei server buggati in cui scende anche se gli metti i letti, sto schifoso brutto. Eccolo qua che riscende il Giorgio. Grande Giorgione. Aspetta che ti... No, non l'ho fatto in tempo a piazzare. Vabbè, ti piazzo un letto qua se non ti dispiace, ok? Guarda, faccio così. Eccoci qua, ne vuoi un altro? Tieni qua, tutto per te. Eccoci qua. E l'ultima freccia te la becchi tu, Te la becchi proprio tu per far vincere il signor Nico. 3000... 5! Voilà, fortissimo. Obiettivo riuscito. Non che oggi fosse particolarmente difficile, perché potevamo duplicare tutto con ste fornaci. Però obiettivo comunque riuscito. Nulla per oggi, io vi dico che è tutto. Siamo riusciti anche a non far crashare il server, quindi un applauso, grazie. Grazie, me lo faccio anche da solo. Nulla, noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Fatemi sapere cosa avreste duplicato voi, o cosa duplichereste nella vita reale se aveste una fornace del genere. Buona serata a tutti e felice anno nuovo.